a tutte le ragazze e ragazzi del vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come dire, siamo tornati qui su Pokémon Super Mystery Dungeon e direi di iniziare subito. Ora è iniziato il giorno e direi di andare. No, non dentro casa della gente, ci riesco. Pensi neanche tornare indietro. Ok, la verso scura e abbiamo Dirling e Gumi. Ok, stanno andando a scuola e quindi andiamo. Ok. Ok, parlano anche le... non solo di fare anche di Farfetch, che lui e anche lui sparirono nel nulla. Ok. Ok, se ne vanno. Tu te ne dirai. Ok, sembrerebbe ora siamo a posto. Volevo vedere se ci sta qualcosa di qui. Oh, niente. Ok. No, niente di niente. Ok, no, zero proprio. Ora devo depositare innanzitutto un bel po' di roba. Ma veramente tanta, che è successo? Ah, ok, un piccolo lag. Ok, con le mele veramente stiamo a posto. Anche perché ne ho altre qua. E... ok, quindi possiamo uscire e vedere se... diciamo, cosa possiamo prendere. No, state sì. Quello che trasporta, no? Ok, no, l'ultima pure. Ok, no, non ho cose da ritirare. Ok, ora devo andare qui. No, prima di stare qui devo capire qui cosa ci sta, qualcosa di nuovo. Sì, ci sta qualcosa di nuovo. Ok, c'è pure Caragosta. Quindi direi tranquillamente di andare verso il nuovo dungeon. Ora vediamo se sì, in qualche modo riesco tranquillamente a batterlo. Ok, anche se
preferivo. Quindi diciamo in qualche modo da coglierlo io se facevo prima. Spero in qualche modo di uscire. Sono pure addormentato. E va tutto. Quindi diciamo per certi aspetti meglio, nel senso sto messo io meglio, ci danno qualche dungeon in più da affrontare, però per altri aspetti vorrei diciamo fare qualche altra missione. Perché in questo in quel caso riesco a livellare un po' la squadra. Ok, un Lazio è andato a po', mentre l'altro si è scottato. Ora, un'altra cosa che potrei fare è innanzitutto settare te. E poi usare questa wave, questo strumento, perché avendoci poi localizzato ora le scale sappiamo dove andare. Ok, la roba Pao, quindi fuoco mare. Ok, abbiamo trovato pure una mela e possiamo andare al terzo piano. Ok. Altro. Un swab, anche se preferivo che Fatkit avesse fatto un passo in avanti prima. Ok, diciamo che qualche strumento lo stiamo trovando. Spero di trovare un bel po' di poche monete perché così in questo caso ho buone possibilità di trovare di comprare qualcosa all'interno del market. Ok, possiamo dare l'ultimo set a l'ultimo pezzo del set a Snivy e quindi ok, confuso, io sto a posto. Di nuovo e Firefleet avrà un altro pezzo del set. Ok, direi possiamo andare avanti. Ora appena appena in tempo. Altra roba per fare per craftare, così dire, i vari
spezie. Allora, ho deciso di comunque cercare di combattere sempre di più, perché in questo caso ho maggiori possibilità di battere, di ottenere esperienza, quindi salire di livello. Ok, siamo arrivati al piano 5. Ok, l'ultimo per fare tutte, ora i prossimi strumenti che andrò a ottenere saranno per Vulpix. Fortuna il cubo sta un po' di rivelazione. Ok, quindi direi che non possiamo andare avanti, perché allora ok, prendiamo il pietrifica, andiamo avanti, siamo al piano 6. Ok, ah ok, partito. Ok, 41 PS e speravo che allora sicuramente ho bisogno di usare una mira. Ok, strumento per Vulpix. Ok, andate. Ok, raggiunto il piano 7. Vediamo in che modo riusciamo battere velocemente. Ok, intanto come penso a Krabby. Ok, 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 ora volevo vedere di mettere il power boost anche a Vulpix. Ok, abbiamo completato anche il abbiamo anche completato quel dungeon. Ora volevo vedere, no, non andare qui, ma andare, se riesco,
Ok, quindi in ogni caso ok, ci dobbiamo correre. Che è successo? Ah, ok, hanno trovato Mr. Farfetch. Ok, non ricorda. Dice solo che ci sta qualcuno che lo chiamava, è una fiamma blu. Ok, sì, mi può parlare per cercare di calmare tutti. Di andare a vedere sul posto dove si è risvegliato. Ok, ora sicuramente devo andare a depositare e prendere altro. Ora quella che cura la paralisi e direi di andare a prelevare altro. Ok, dai, revival seed ne ho poche, molto poche, e ora direi di andare a vedere se in qualche modo si riesce a risolvere qualche missione. Allora vediamo. E ok, possiamo andare a dare una mano anche a Raichu. Finder Keepers con Raichu. E quindi per fortuna, essendo su tre piani, non dovrei essere troppo. Ok, scala trovata. No, non volevo io. Che si mettesse davanti. Raichu però. Questo sto posto. Ok. Ok, possiamo salire al piano 2. Ok. E quindi si andrebbe ora a raccolgo lo strumento. Che va bene su Snivy, perché essendo io quanto Snivy a prendere il levare Wanda, sarò a usare levare Wanda, è più utile che quel pezzo di set lo utilizzi io. Perché in quel modo aumenta la possibilità di usare di sfruttare le Wanda. Però mi devo ricordare sempre di utilizzare
quella wanda per trovare ogni volta le scale. Ok, piano 3. Ok, su questo. Su questo piano ci sarà il tesoro di Raichu. Ora l'unica cosa che posso fare è cercarlo. Ok, vediamo se di qua ci sta qualcosa. Sì. Trovato. E Raichu se n'è andato. Perché se n'è andato? Dove sta Raichu? È sparito. Ora come ora il mio obiettivo è quello di recuperare Raichu. Perché avendo lui deciso di scappare, non ci capisci. Se questi si decidono di batterlo, sarei più contento. Ok, ok, perfetto, abbiamo trovato il regalo di Raichu e quindi possiamo andare. Ok, connessi. Sì, possiamo uscire tranquillamente. Allora, direi che possiamo tranquillamente concludere qui il video. Oggi abbiamo fatto veramente tanta roba. Direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi!